La Federazione Italiana Sport Equestri presenta il primo manuale di equitazione in video realizzato con la consulenza dei tecnici federali. Parte prima. Il cavallo. Il branco. La psicologia. Le parti del corpo. Scheletro e muscoli. Arti. Bipedi. Andature naturali. Storia. Il cavallo e l'uomo. La scuderia. Il governo. Sella. Finimenti. Insellaggio. Parte seconda. Montare a cavallo. L'inforcatura. Posizioni e assetto. L'assetto leggero. La staffatura. Gli aiuti. Parte terza. Il maneggio. La geometria. Le azioni del cavaliere e il controllo del cavallo. La ginnastica. Le barriere. I cavalletti. Il galoppo leggero. Parte quarta, l'equitazione naturale, ancora sull'assetto, l'addestramento del cavallo, lavoro in piano elementare. Lavoro su barriere, combinazioni, primi ostacoli, primi percorsi, principi delle prove di equitazione. Parte quinta, distensione dell'incollatura, cadenze, variazioni di cadenza, riprese di equilibrio, cessione alla gamba. Il rettangolo di addestramento. Lavorare in rettangolo. Progressione sugli ostacoli. Come presentarsi in gara. Un percorso di primo grado. Una ripresa E201. Parte sesta. Il completo. Preparazione alla campagna. Ostacoli naturali. Il cavallo atleta. La gara. Categorie. Addestramento. La marcia. Lo steeple chase. Il cross country. La prova di salto ostacoli. Parte settima. Il dressage. Principi. Lavoro di preparazione. Analisi di tutte le figure. Criteri di giudizio. Una ripresa di intermediaire. Una ripresa di Grand Prix. Manuale di equitazione. 7 videocassette, 6 ore di grande scuola per conoscere il cavallo e per diventare campioni. Volume 3. L'istruzione si può svolgere in parte in maneggio coperto, detto anche cavallerizza, e in parte all'aperto. Il lavoro si svolge in sezione, seguendo un capo ripresa ed eseguendo le figure richieste dall'istruttore. Obiettivo di questa primissima fase di lavoro è che gli allievi riescano, tramite una corretta esecuzione delle figure, ad instaurare un primo dialogo, elementare ma corretto, con il cavallo. Per il momento, la sola preoccupazione del cavaliere è quella di far avanzare il cavallo deciso e diritto al passo, senza incertezze, comunicandogli chiaramente la propria volontà attraverso una calma ma ben comprensibile applicazione degli aiuti. Ricordando che il cavallo avanza diritto quando lo sguardo del cavaliere lo precede sulla via che deve percorrere. Vediamo le più elementari figure di maneggio che verranno inizialmente richieste agli allievi e che saranno eseguite progressivamente alle tre andature. Sulla pista a mano sinistra, quando i binomi lavorano lungo il bordo esterno del maneggio in senso antiorario, con il loro fianco sinistro rivolto verso l'interno. Sulla pista a mano destra, quando lavorano invece in senso orario, con il loro fianco destro rivolto verso l'interno. In circolo. Bisogna descrivere un circolo che vada a sfiorare i due lati lunghi del maneggio. A mano sinistra. E a mano destra.
tagliare il maneggio trasversalmente. Poco prima di giungere alla metà del lato lungo, i binomi girano dirigendosi perpendicolarmente al lato opposto e rientrano sulla pista rimanendo alla stessa mano. Questo a mano sinistra o a mano destra. Tagliare il maneggio longitudinalmente. La sezione, oltrepassata la metà del lato corto, gira e si dirige perpendicolarmente al lato opposto, rientrando sulla pista alla stessa mano. Anche questo sia a mano sinistra, sia a mano destra. Cambiare di mano diagonalmente o cambiamento diagonale. La sezione, superato il secondo angolo del lato corto, gira verso il centro, tagliando il maneggio in diagonale e dirigendosi verso il lato opposto che raggiunge qualche passo prima dell'angolo. Sempre sia a mano sinistra, sia a mano destra. Cambiare di mano trasversalmente o cambiamento trasversale. La sezione, superata la metà del lato lungo, gira dirigendosi perpendicolarmente verso il lato opposto e rientra sulla pista cambiando di mano, da mano sinistra a mano destra o da mano destra a mano sinistra. Cambiare di mano longitudinalmente o cambiamento longitudinale. La sezione, poco prima di giungere alla metà del lato corto, gira perpendicolarmente verso il lato opposto per rientrare sulla pista a mano contraria. Volta. La sezione gira in modo da percorrere una linea circolare che abbia un diametro di poco inferiore alla metà del lato corto. Cambiamento di volta. Nel cambiamento di volta, mediante un cambiamento di mano, la sezione si porta a formare una volta nell'angolo successivo. Cambiamento a mezza volta. La sezione, a circa metà del lato corto, gira e si dirige verso la metà del lato lungo che ha percorso per ultimo, riprendendo il movimento sulla pista a mano contraria. Riassumiamo questi esercizi fondamentali di maneggio che l'istruttore potrà richiedere di eseguire in sezione, su due sezioni o individualmente. Circoli. Tagliate trasversali. Tagliate longitudinali, cambiamenti diagonali, cambiamenti trasversali, cambiamenti longitudinali, volte. Cambiamenti di volta. Dunque, in sezione, sulla pista a mano sinistra al passo. Per chiedere al cavallo di avanzare al passo, ogni cavaliere stringe i polpacci contro il costato, mentre il busto si inclina un poco in avanti e la mano segue il movimento. Ora dobbiamo farlo avanzare deciso, calmo e diritto in avanti, con un aiuto continuo delle gambe,
guardando dritti nella direzione in cui dobbiamo andare, con le mani che accompagnano il movimento dell'incollatura con una tensione leggera e inalterabile delle redini. L'assetto segue il movimento del dorso del cavallo senza rigidità. Subito dobbiamo imparare a fermare il cavallo, trattenendolo con un'azione progressiva delle redini, senza alzare le mani, stringendo i pugni, fermando il movimento del braccio e stringendo le gambe contro il costato. Dovremo quindi imparare subito a chiedere al cavallo di rimanere a circa una lunghezza di distanza dal cavallo che lo precede. Per ottenerlo occorre, rimanendo con il busto leggermente inclinato in avanti, spingere ancora più in basso le ginocchia e i talloni senza mai perdere il contatto con il costato, trattenere con le mani con azione elastica, che verrà frequentemente interrotta cedendo. Tali azioni cessano quando il cavallo sarà alla distanza giusta. È molto pericoloso lavorare a distanza troppo ravvicinata. Passando vicino agli angoli del maneggio, dobbiamo far sì che il cavallo vi entri il più possibile. La tendenza istintiva del cavallo è di girare troppo presto, evitando gli angoli, precedendo l'invito del cavaliere a girare. In questo caso, il cavaliere deve intervenire con la redine esterna per mantenerlo diritto fino all'ultimo momento. Quando la testa del cavallo sta per arrivare contro l'altro lato che forma l'angolo, il cavaliere termina tale intervento per permettere al cavallo di girare liberamente. L'azione di entrare nell'angolo deve essere sempre eseguita progressivamente. Per mettere il cavallo sul circolo, cioè per farlo girare, la mano interna si abbassa leggermente, si stringe sulla redine e agisce dall'avanti all'indietro. La mano esterna accompagna l'azione dell'interna cedendo dall'indietro all'avanti, mantenendo la redine sempre nella giusta tensione a contatto dell'incollatura. La gamba interna funge da perno, agendo ben appoggiata al costato. La gamba esterna agisce in posizione leggermente arretrata se necessario per contenere eventuali sbandamenti. Lo sguardo anticipa sempre la direzione. Vedremo nei prossimi volumi come il cavallo debba incurvarsi lungo l'arco che percorre. In questa primissima fase è sufficiente che il cavaliere riesca ad ottenere dal cavallo un circolo o una girata quanto più possibile rotondo e senza sbandamenti al passo e al trotto. Nelle girate più strette le azioni sono esattamente le stesse. Per un tagliate trasversale, dovendo lasciare la pista girando ad angolo retto, le azioni che dovranno essere anticipate dallo sguardo saranno queste. Pronti al trotto. I cavalieri devono prendere le redini alla mano portando le mani sulle redini verso la bocca del cavallo. Infatti, mentre al passo l'incollatura bascula in modo molto disteso, al trotto il cavallo la rileva naturalmente con un angolo più stretto. Trotto. Con un'adeguata pressione delle gambe e portando leggermente in avanti il busto e le mani, il cavallo romperà serenamente al trotto. I cavalieri asseconderanno il cavallo al trotto leggero, battendo il trotto sul diagonale interno.
Per chiedere al cavallo di fermarsi, anticiperemo la nostra richiesta trottando di scuola e, con azioni dolci e progressive, otterremo il suo alt. È bene che i cavalieri si abituino fin dall'inizio a chiedere al cavallo di rispettare qualche secondo di immobilità, per poi ripartire al passo e al trotto solo quando l'istruttore lo chiede. Il lavoro prosegue con l'esecuzione delle figure di maneggio in successione progressiva e alternata. Esecuzione che deve essere quanto più precisa possibile, comunicando con esattezza al cavallo che cosa gli chiediamo e facendogli percepire la nostra volontà come un muro invalicabile dalla sua. Se le indicazioni dei nostri aiuti sono chiare e sempre presenti, il cavallo eseguirà le figure correttamente e volenterosamente. In queste prime riprese sarà compito dell'istruttore, un compito difficile ma grato, infondere sicurezza e chiarezza di idee agli allievi che si trovano per le prime volte a cercare di controllare il cavallo e di comunicare con lui. Attenzione con la mano. Non aprite troppo i piedi. Più leggeri. Attenti alle distanze. L'istruttore incoraggia, prevede gli eventuali problemi, corregge i difetti di assetto e di applicazione degli aiuti, perché ogni allievo capisca come eseguire correttamente le figure controllando il proprio cavallo, senza disturbarlo, ma senza lasciarlo impigrire. Se invece permetteremo al cavallo di impigrirsi o di distrarsi, è probabile che si verifichino delle ribellioni, che potrebbero diventare ogni volta più gravi, fino a diventare delle vere difese. Vediamo in questo caso, ad esempio. Durante il tagliate longitudinale, il cavallo Sauro ha scartato. Ripetendo la stessa figura subito dopo, la piccola difesa non corretta a sufficienza si esaspera. La più pericolosa delle difese che il cavallo può fare è l'impennata. In questo caso il cavaliere, senza lasciarsi impressionare, non dovrà assolutamente aggrapparsi alle redini, dovrà spostare il peso in avanti, agendo con una redine sola verso il basso. Intanto le gambe stimoleranno il cavallo ad avanzare finché la difesa non sia superata. Sempre, tutti i problemi piccoli o grandi che gli allievi si troveranno ad affrontare saranno superati con un solido appoggio del piede nella staffa e con la presenza costante del polpaccio e del tallone al costato. I cavalieri principianti lavoreranno al passo e al trotto senza affrontare ancora il galoppo, fino al momento in cui il controllo del cavallo non sia più che sufficiente e in cui la mano inizi ad essere del tutto indipendente dall'equilibrio del cavaliere, senta la bocca del cavallo
e la segua in ogni suo movimento con quella leggera e inalterabile tensione delle redini che sarà sempre il suo obiettivo. Al lavoro in sezione incominceremo in breve ad alternare il lavoro a volontà, indispensabile perché i cavalieri si rendano padroni del cavallo e imparino a guidarlo dove vogliono, eseguendo frequenti fermate e frequenti variazioni di andatura. Le riprese si concludono con uno schieramento, sempre tenendo le distanze di sicurezza tra cavallo e cavallo. Vediamo ora come si smonta correttamente dal cavallo. Assolutamente sbagliato e pericoloso smontare utilizzando la staffa. O scavalcando la gamba sul collo. Per smontare correttamente, leviamo entrambi i piedi dalle staffe e, con una spinta leggera, ci lasciamo cadere a terra. Oppure smontiamo in volteggio. Appena smontati, leviamo le redini dal collo del cavallo, sempre con gesti calmi e misurati, e solleviamo le staffe facendole scivolare sulla parte interna dello staffile. Dunque, pronti a smontare, a terra. Una volta acquisite le prime esperienze nella calma del maneggio coperto e acquistato un elementare controllo del cavallo, potremo proseguire in un maneggio più grande all'aperto. Teniamo conto che in ambiente esterno il cavallo può essere distratto, spaventato o infastidito da fattori di cui all'inizio non ci si capacita neppure. È quindi indispensabile che il controllo del cavaliere sia continuo e assiduo, calmo e leggero, ma senza incertezze. Incominceremo a lavorare il più possibile a volontà. Chiederemo al nostro cavallo di avanzare diritto e deciso, con l'incollatura distesa e con la fronte quasi verticale, con regolarità, senza sbandamenti e perdita di ritmo. E, con tutta la nostra attenzione verso la bocca del cavallo e verso la leggerezza dell'assetto, incominceremo i primi esercizi sulle barriere a terra. Superando le barriere, la mano deve cedere, cioè deve avanzare in direzione della bocca del cavallo per non ostacolare il movimento della sua incollatura. Incoraggiandolo alla distensione e a non aver paura della nostra mano. Rivediamo. Assetto leggero, angoli che ammortizzano il movimento del cavallo e che ci permettono di non gravare sulle sue reni. Mano che avanza verso la bocca del cavallo e che lo incoraggia alla distensione. Thank you.
È sbagliato alzare le mani portandole verso le orecchie. Cercheremo quindi di abolire qualsiasi rigidità di mano e qualsiasi azione che possa disturbare la bocca del cavallo e il libero movimento dell'incollatura e delle reni. Per rendere più mobile il busto e per rendere la mano ancora più indipendente, eseguiremo alcuni passaggi abbandonando le redini e facendo qualche esercizio di ginnastica. Proprio grazie a questi esercizi, in cui la totale libertà della bocca del cavallo gli consente di distendere completamente l'incollatura e di impegnare i muscoli superiori del dorso, incominceremo a sentire sotto di noi un più marcato e libero movimento delle reni del cavallo e un impegno del suo posteriore. Sempre eseguendo questi esercizi, potremo anche chiedere al cavallo di cambiare di mano, in completa distensione di incollatura, con un leggerissimo contatto della redine, o anche solo con l'indicazione dello spostamento del nostro busto. Qualche esercizio sulle barriere senza staffe porterà i cavalieri ad acquisire un buon trotto leggero in assetto di scuola, dando con l'assetto l'indicazione per leggeri cambi di direzione. Dopo questi esercizi, i cavalieri incominceranno a avere un sufficiente controllo del cavallo al passo e al trotto. Come abbiamo detto nel primo volume, il galoppo è un'andatura naturale del cavallo, è un'andatura saltata in tre tempi. Il cavallo può galoppare destro o sinistro. Si dice che galoppa destro quando il terzo tempo è sull'anteriore destro, che galoppa sinistro quando è invece sul sinistro. Normalmente si galoppa in assetto leggero,
con una staffatura sufficientemente corta da permetterci di creare angoli ben marcati, tali da ammortizzare le maggiori sollecitazioni del cavallo. L'angolo della caviglia prima di tutto. L'angolo del ginocchio. L'angolo femore-busto. Il peso del corpo è sempre portato dalla staffa e fermato dalla profondità del ginocchio, mai stretto, del tallone e dal contatto continuo tra polpaccio e tallone e costato. Più avanti, molto più avanti, i cavalieri impareranno il galoppo di scuola in cui i movimenti del cavallo vengono ammortizzati da elastici movimenti del bacino e in cui il cavaliere aderisce totalmente e solidamente al cavallo. Ma, ripetiamo, di norma si galoppa in assetto leggero. È inutile dire che al galoppo non si batte mai la sella. Il modo più elementare di chiedere al cavallo la partenza al galoppo è di farlo su una girata al trotto. L'amazzone trotta sul diagonale interno e con una leggera azione simultanea della gamba esterna e della redine esterna chiede il galoppo. Rivediamo. Trotto sul diagonale interno, gamba esterna e redina esterna, galoppo. Se le nostre indicazioni non saranno chiare, il cavallo, sbilanciato o irrigidito, potrà partire al galoppo falso, cioè galoppo destro girando a sinistra e viceversa. Il cavaliere dovrà rendersi conto immediatamente dell'errore, rimettere il cavallo al trotto e ricominciare da capo finché il cavallo non partirà giusto. È ovvio che un buon assetto al galoppo può essere acquisito solo con l'esercizio e con l'esperienza, così come è ovvio che al galoppo l'equilibrio e il controllo del cavallo sono più delicati. Ma progressivamente i cavalieri dovranno imparare a galoppare serenamente alle due mani, senza contrastare con la mano il movimento naturale dell'incollatura e quindi della bocca. Cercando di ottenere partenze nette e fluide. Rimettendo il cavallo frequentemente al trotto, al passo e poi fermandolo. Per poi ripartire con la massima serenità. I cavalletti consentono di lavorare con la barriera a terra, rialzata di circa 20 cm o rialzata fino a circa 40 cm. L'istruttore creerà le combinazioni con le distanze e le altezze più opportune per una efficace e razionale progressione di lavoro. Quando si supera una combinazione di cavalletti, valgono gli stessi principi che abbiamo già enunciato per il lavoro sulle barriere a terra. Assetto leggero, non contrastare la naturale distensione dell'incollatura. In questo caso la mano non cede abbastanza, l'incollatura non si distende e di conseguenza il cavallo irrigidisce i muscoli del dorso e della groppa. Qui è un po' meglio, ma la ceduta non è ancora sufficiente.
Anche sui cavalletti, un po' di ginnastica potrà aiutarci a imparare a rendere la mano indipendente dall'equilibrio e a capire come il cavallo, lasciato libero di incollatura, possa equilibrarsi meglio ed impiegare meglio i suoi mezzi. A poco arriveremo a effettuare correttamente il lavoro. I cavalletti in posizione rialzata portano a un maggior incremento delle sollecitazioni verticali per il cavaliere, che dovrà rispondere a queste sollecitazioni con un assetto ancora più leggero, con una assoluta elasticità degli angoli, sempre in equilibrio dinamico con il cavallo. Quanto abbiamo detto fin qui è ciò che non può assolutamente ignorare chiunque si avvicini al cavallo, anche se il suo obiettivo è solo quello di imparare a sufficienza per andare a fare delle belle passeggiate in campagna. Il cavaliere deve essere in grado di esercitare un sereno controllo del cavallo, senza contrastare le sue attitudini naturali. Con un assetto solido e razionale che consenta a lui, cavaliere, di essere comodo e sicuro in sella e che consenta al cavallo una piena libertà di impiegare i suoi mezzi naturali perché gradisce e accetta la mano del cavaliere, ormai indipendente dai movimenti del corpo. Questi i principi che deve aver bene in mente chiunque monti a cavallo, gli stessi che poi sono alla base dell'equitazione più avanzata.